Aprile 2006. Il bambino che state vedendo viene ricoverato all'ospedale di Borgo Roma di Verona con la diagnosi di diabete mellito o diabete tipo 1 con un valore glicemico pari a 1422. Sono un fenomeno ad essere anche solo vivo. Dopo una settimana vengo dimesso e inizio la vita di mini zumi come diabetico. Il diabete tipo 1 è una condizione per cui le cellule del sistema immunitario attaccano le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Quindi per continuare a vivere bisogna continuare a fare delle iniezioni dall'esterno. Quindi, come hai vissuto questi anni da diabetico? Con calma che ci arriviamo. Come dicevo, è diventato necessario fare le iniezioni o le punture, in base a come preferite chiamarle, di insulina. Iniezioni alimentari, le maestre mi volevano portare in gita perché non volevano responsabilità. Quindi faccio prima calcio, karate, nuoto, atletica e infine quello che ho fatto per più tempo, ciclismo. Ora, immaginate un bambino di 5 anni fare le iniezioni. Ricordo le prime volte in ospedale che urlavo per tutto il reparto e scappavo dall'infermiera che, poverina, doveva farmi le iniezioni. Io ero un disgraziato. Col tempo le iniezioni in sé non erano più un problema, ma diventavano un problema quando i miei genitori erano assenti. Bel problema. Quindi all'età di 8 anni mi iscrissi a una sorta di campo scuola per imparare a fare le punture da solo. No. Nel frattempo si venivano a creare le prime situazioni che non si sapevano come gestire e che avrei imparato con gli anni a tenere sotto controllo: le ipoglicemie durante attività fisica. Trovate 3 video sul canale che ne parlano. Il problema più grande è dato dal fatto che le prime volte, oltre a non sapere controllare le glicemie, non sai nemmeno gestire i pasti. Quindi vai in allenamento con glicemie altissime, con mia mamma che mi ripetiva: hai 300 glicemie, non fare sforzo eccessivo e ti esplode il cuore. Ti voglio bene, mamma, ma credi una marea di stronzate. Credo che stia scherzando, ancora adesso mi rinfaccio. Facendo? Manuele, avevi 300 di glicemia. Ti fa solo male, solo zucchero. Ti apputeranno una gamba. Diventerai cieco. E la Madonna, quante disgrazie, però, scusa. Ma guarda che non puoi andare avanti così. Non posso. Non è possibile. Sin da piccolo ha provato a terrorizzarmi con foto di gente che stava male per il diabete. Il diabete, di per sé, se tenuto sotto controllo, non è un grande problema per la salute delle persone e ora ci sono tutti i modi per venire incontro a quelle che sono le problematiche per chi ha il diabete. Ma se non gestito correttamente, comporta una serie di peggioramenti, rendono le persone con diabete più fragili. Per fare un esempio, col Covid i diabetici erano tra i pazienti più a rischio. Ci sono una serie di problematiche legate alla depressione o legate allo stress, di dover gestire la glicemia da un giorno all'altro o dover modificare la propria alimentazione. Altro punto dolente per la maggior parte dei diabetici è l'alimentazione. Io no, perché mi sfondo di running, vado in bici e quindi un po' me ne sbatto e quindi mangio senza limitazioni. E a volte sono io stesso quello a comprare i dolci. Ma ritornando seri, l'alimentazione assume un ruolo fondamentale nella maggior parte delle persone, perché sono individui sedentari e oltre a non fare attività fisica stanno seduti 10 ore al giorno. Come zero di attività fisica significa 30 minuti di camminata. E se non trovi 30 minuti per camminare, beh, sono solo scuse e al diabete non frega nulla delle tue scuse. Alle medie i professori mi facevano scegliere la classe per fare le punture. E sempre in quel periodo ho iniziato a fare il ciclismo. Alle superiori non avevo voglia di scegliere dalla classe, le punture le facevo fare ai miei compagni di classe, cioè facevano gara per chi me le potesse fare, quindi ok, top. Tra la seconda e la terza superiore feci una visita medica sportiva, dove mi dissero che se volevo continuare a fare sport avrei dovuto perdere peso circa 6 kg. Avevo 15 anni. In un mese e mezzo mi mise a dieta e ritornai in forma. Quell'anno diventai campione italiano e feci secondo all'Eco di Bergamo per chi fa ciclismo nella categoria allievi e una delle 3 gare più importanti dell'anno. Passarono gli anni e in quarto superiore feci uno stage al team Novo Nordisk e durante un cronometro di circa 4 km, un cronometro è una gara in cui vinci chi ci mette meno tempo a percorrere un determinato percorso, arrivai con lo stesso tempo di un ragazzo che sarebbe passato professionista il mese successivo. E quindi mi dissero: ti vogliamo con noi l'anno prossimo. Tutto bello, ma io mi dovevo ancora diplomare, perché avevo buttato via così tanto tempo entro i superiori, perché sì, le superiori sono un sacco di tempo perso, che tanto valeva finire l'ultimo anno. Ho detto un esempio del tempo perso, la materia è l'inglese, studi inglese per 13 anni in Italia, poi noi italiani non sappiamo l'inglese. Perché? Comunque, dicevo, mi dovevo diplomare e il mio anno è stato l'anno dell'alternanza scuola-lavoro, altra cosa inutile, e della seconda prova di matematica e fisica assieme durante il giorno del mio compleanno. Ottimo. Maturato, parto per gli Stati Uniti e faccio la mia esperienza in questa squadra professionistica, che scelsi di terminare perché la vita del ciclista
non faceva per me. Ora sono uno studente di medicina, con la media del 26, e come avrete capito dal video non ho avuto grandi impatti sulla mia vita e il diabete. Vado a giocare a beach volley con i miei compagni di facoltà, faccio running, vado in bici quando ho tempo e cerco di non mangiare troppe vaccate, anche se questo non mi riesce benissimo, visto che ne ho sempre mangiate tante e mi dicevo vabbè, tanto faccio sport. In conclusione, se sei arrivato fin qui e tu e un tuo familiare avete il diabete, sappiate che si può mantenere sotto controllo e vivere una vita normalissima senza alcun problema. Yes, se scoppia una guerra non ci andate.